Un jet M346 è precipitato sul Monte Legnone in provincia di Lecco, al confine con le province di Sondrio e Bergamo. Secondo le prime informazioni, il velivolo di proprietà di Leonardo, ex Ermacchi, era in fase di collaudo post-produzione ed è decollato dalla base di Veregno e ha attraversato l'Alto Lago di Como in direzione nord, entrando nel territorio della provincia di Sondrio, per poi invertire la rotta fino a schiantarsi nella zona del Monte Legnone. Prima di schiantarsi, l'aereo avrebbe lanciato nel cielo una lunga scia di fumo e alcuni testimoni della zona hanno riferito di aver visto una palla di fuoco schiantarsi sulla parete della montagna. I due piloti si sono lanciati col paracadute, ma purtroppo uno dei due non ce l'ha fatta ed è morto mentre l'altro versa in gravissime condizioni. Il boato dello schianto è stato percepito distintamente in tutta la zona. I piloti erano riusciti a lanciarsi prima dell'esplosione causata dall'impatto, ma quando sono arrivati i soccorsi hanno constatato il decesso di uno dei due, un addestratore inglese molto esperto. Era dipendente di un'agenzia che fornisce piloti addestratori, ma in questo caso non era in volo in qualità di addestratore, ma per essere lui stesso formato in modo specifico a volare. L'altro pilota a bordo volava nel ruolo di addestratore ed è un collaudatore della società italiana.